Intervista al presidente Alfredo Miglioni del 19° municipio. Allora, questa iniziativa che riguarda appunto il sociale e l'assistenza domiciliare. Ecco, l'iniziativa nasce perché appena ricevuta la bozza delle linee programmatiche l'ho inviata immediatamente al servizio affinché dessero un parere. Ho chiesto il parere perché naturalmente è facile capire che le linee di indirizzo sono fondamentali, anche perché fra poco ci accingeremo a mettere mano al nuovo piano regolatore sociale, per cui è importante che si parta bene sull'indirizzo. Siccome a seguito del mio invio il servizio sociale ha fatto una serie di osservazioni pure abbastanza radicali, ho ritenuto giusto prima fare una serie di riunioni in commissione servizi sociali e poi presentare questo incontro formale con il responsabile per il dipartimento, il dottor Sorfarelli, che sta redigendo il testo finale, affinché è meglio intervenire, no? Prima che criticare dopo, cioè nel senso che il confronto, che come avete capito si è sviluppato in quasi tutti i municipi col sindacato, con gli enti gestori dei servizi, nell'ambito del confronto il testo è stato modificato, si è capito benissimo stamattina che il testo è stato modificato e le modifiche apportate ci consentiranno di licenziare un testo più attinente ai effettivi bisogni dell'utente che oggi diciamo si appresta a diventare un cliente e dei servizi municipali. La priorità però quale sarà? Ad esempio, come si stabilirà se un cittadino che ha disabilità ha più diritto di un altro a ricevere un'assistenza domiciliare a casa? Diciamo intanto che le vecchie linee guida che prevedevano il pacchetto di servizio non sono state messe sostanzialmente in discussione. Quello che si è messo in discussione è la spesa storica, spesa per la quale alcuni municipi, che pure non hanno avuto ulteriore urbanizzazione, per cui ulteriori problemi, seguono a spendere cifre importanti, mentre in altri municipi, tipo l'ottavo, anche il nostro, è sentito la lista d'attesa, la gente rimane in lista d'attesa. Questo produce una iniquità nel discorso già di Roma, e per cui se l'assessorato si è posto il problema di metterci mano per garantire intanto un servizio a una platea più ampia, che mi sembra una cosa pure importante. È vero che chi già è oggetto di assistenza tende sempre ad avere di più per il proprio assistito, per il proprio familiare e il gestore per svolgere meglio e ottenere risultati, però qui c'è una fascia che viene proprio al momento che è fatta fuori e che non ha nessun diritto. Noi vogliamo dare diritti a chi assolutamente non ce l'ha. Ecco, presidente Alfredo Miglioni, che copertura, diciamo, che quartiere copre il 19° municipio e quanti sono gli abitanti? Vabbè, al momento gli abitanti sono 185.000 all'ultimo censimento. Ci avvieremo con i nuovi piani di zona nel nostro municipio a prendere 5-6.000 unità in più nei prossimi anni, in 10.000 nel prossimo decennio, diciamo. E per cui quando arrivano, poi naturalmente le persone non arrivano tutti ragazzi di 20 anni che giocano a pallone, e quando arrivano e pesano sui servizi le persone, perché arrivano i bambini piccoli che vorranno il nido, gli anziani che vorranno l'assistenza e qualche tutti. Persona disabile che porta. Per cui naturalmente noi abbiamo chiesto, mi inserisco in questo nel sociale, già nel bilancio che si tenesse conto dei municipi che stanno in crescita. Okay. Senta, per quanto riguarda la carta d'identità, è vero che verrà rilasciata anche sotto ai 3 anni? No, veramente stanno già cominciando nel nostro municipio, anzi approfitto per ringraziare i nostri dipendenti, perché se non vi siete accorti, ve lo dico io, lo do come formazione, a Roma il sabato mattina sono aperti solo 82 municipi, e non è che noi siamo aperti perché si apre a straordinario gioca. Per scelta politica nostra non l'ho chiuso, anche se siamo in difficoltà, perché ho tolto lo straordinario alla mia segreteria per garantire quelle ore necessarie per seguire il sabato, perché l'apertura del sabato è molto richiesta e da noi vengono da tutti i municipi praticamente, perché siamo soltanto i 2 municipi aperti, ed è un servizio che non ho voluto togliere. Ecco, approfitto di questo per dire che il Comune dovrebbe andare incontro con sostegno economico ai municipi che in questo senso dimostrano di essere virtuosi e di farsi carico di dare risposte generali ai cittadini. La meritocrazia? Certo, siamo tutti in difficoltà, però voglio dire,
No, non voglio dire, non voglio aprire polemiche con nessuno. Vuole sputare un rospo non politico, Presidente? Un rospo non politico, qualcosa che le sta qui. Che mi sta qui? Non, può, non è più politico perché considero Rutelli ormai andato, altro che Berlusconi che sia cotto. Voi siete arrivati qui, adesso non so da quale parte andate, qui sulla Trionfale è sempre pieno di traffico. Se noi siamo in queste condizioni è perché nel 1996, con una scelta scellerata, l'allora sindaco di Roma, Rutelli, decise che siccome arrivava l'FM3 non c'era più bisogno di mettere mano al raddoppio della Trionfale, e che, perché prevedeva che da via Panizzi, dal raccordo, si arrivasse direttamente con il primo troncone qui al Santa Maria e col secondo troncone a Boccea. Il secondo troncone è stato inserito negli articoli 11, il primo è stato proprio definanziato da Rutelli, nel frattempo poi sono intervenute le modifiche del piano equatore, per cui è diventata zona agricola, non si può più neanche prevedere la strada, per cui è un rospo. Rutelli ho sempre considerato un pessimo sindaco, questa è la prova, glielo dico perché almeno mi denuncerà, però voglio dire, noi qui, tutti i cittadini che escono da Palmarola, tutti i cittadini che fanno la Trionfale venendo da fuori Roma, perché la galleria Giovanni XXIII che fa risparmiare mezz'ora da Monte Mario in poi, è una galleria che porta molto traffico esterno a quello del municipio, però la scelta scellerata dei Rutelli ha in qualche modo fatto diventare un problema quella che era la grande risorsa, cioè la galleria Giovanni XXIII. Io per questo non lo perdono ormai, non tanto da Presidente del Municipio, ma da cittadino di Monte Mario.